Buongiorno cari ragazzi, riprendiamo il nostro apprendimento dopo le vacanze di Pasqua. Già vi ho parlato dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, del battesimo, della cresima e dell'Eucarestia. Oggi vi parlerò brevemente dei sacramenti della guarigione e dei sacramenti della vocazione. I due sacramenti della guarigione sono il sacramento della penitenza o riconciliazione, o come generalmente viene chiamato il sacramento della confessione, e il sacramento dell'unzione dei malati. I due sacramenti della vocazione o del servizio alla comunità cristiana sono il sacramento dell'ordine sacro e il sacramento del matrimonio. I cristiani hanno ricevuto la nuova vita in Cristo, con il battesimo, la cresima e l'Eucaristia, ma come dice l'Apostolo Paolo, portano questo tesoro in vasi di creta. E i cristiani sono sottomessi alla fragilità umana che conduce al peccato, che fa sperimentare la sofferenza, che fa sperimentare la malattia, la morte. Per tale motivo Cristo ha donato i sacramenti della guarigione, che appunto abbiamo detto sono il sacramento della penitenza e il sacramento dell'unzione dei malati. La penitenza è il sacramento del perdono e manifesta l'amore misericordioso del Padre. È stato istituito da Gesù, così come ci ricorda l'Evangelista Giovanni al capitolo 20, dal versetto 22 al versetto 23, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno rimessi. Essere cristiani non significa essere perfetti. Il cristiano, come tutti gli uomini, ha le sue fragilità con cui deve fare i conti ogni giorno. Egli pertanto è chiamato a ricominciare, a riprendere il suo cammino ogni volta che sperimenta la caduta, ma nello stesso tempo sperimenta, grazie al sacramento della penitenza, la misericordia del Padre. Il sacramento della penitenza, il cui ministro è solo il vescovo e il sacerdote ordinato, ridona la vita spirituale ai cristiani morti a causa del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è l'adesione al male, è la scelta del male, una scelta voluta del male. E il peccato genera generalmente la rottura con Dio, e quindi il peccato genera la rottura con l'uomo, con se stesso, e oggi abbiamo anche riscoperto questa rottura anche con il creato stesso. Il peccato provoca tristezza profonda e provoca anche l'incapacità di amare se stesso, di amare l'altro, di amare Dio, di rispettare la creazione stessa. Ecco allora la necessità di essere rigenerati dal perdono che ridona la grazia, lo Spirito di Cristo nella propria vita. Il secondo sacramento della guarigione è il sacramento dell'unzione degli infermi o dei malati. Esso dona la grazia di unirsi a Cristo sofferente, e laddove l'uomo sperimenta la malattia, sperimenta la sofferenza. Trova in questo sacramento il conforto e il sollievo nel dolore. Inoltre dà forza e coraggio nel momento della morte. Ministro del sacramento è il vescovo e il presbitero che lo conferisce con l'olio degli infermi, l'olio benedetto dal vescovo il giovedì santo. E Papa Francesco ha definito questo sacramento in questo modo: è Gesù stesso che arriva per sollevare il malato, per dargli forza, per dargli speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati, e questo è bellissimo. I due sacramenti della vocazione, abbiamo detto, sono il sacramento dell'ordine sacro e il sacramento del matrimonio.
l'ordine sacro conferisce il sacerdozio ministeriale e il matrimonio infonde la grazia dell'amore indissolubile. E si tratta di due sacramenti finalizzati al servizio degli altri, una missione particolare per l'edificazione del popolo stesso di Dio. L'ordine sacro è il sacramento attraverso il quale la Chiesa dona il potere e la funzione di servire la comunità a nome e in persona di Cristo. Innanzitutto l'ordine episcopale, il vescovo riceve la pienezza del sacramento dell'ordine, divenendo successore degli apostoli, e il vescovo generalmente è chiamato a guidare una diocesi. L'ordine presbiterale, cioè il presbitero, il prete, colui che noi generalmente chiamiamo sacerdote, è a guida di una comunità parrocchiale, è unito al proprio vescovo e partecipa con il vescovo alla responsabilità della Chiesa. L'ordine diaconale, il diacono, non ha ricevuto l'ordine per il sacerdozio, ma è ordinato per il servizio ai poveri. A nome del vescovo, a nome della Chiesa, egli esercita la carità prendendosi cura e facendosi carico, sempre a nome della Chiesa e a nome del vescovo, dei bisogni dell'uomo. Il matrimonio, infine, è il sacramento che dona agli sposi, la grazia di amarsi per tutta la vita, con lo stesso amore con cui Cristo ha amato la Chiesa. Il sacramento del matrimonio rende lo sposo e la sposa sacramento di Cristo e della Chiesa, cioè con la loro vita, con le loro scelte, gli sposi cristiani sono chiamati a manifestare all'umanità l'amore che Cristo ha avuto per la Chiesa e l'amore che la Chiesa ha continuamente per Cristo. Concludiamo questa video lezione e vi rimando al vostro libro di testo alla pagina 206-207. Non dimenticate di leggere la scheda di approfondimento e di mettere alla prova le vostre conoscenze con il testo di autovalutazione. Infine, vi propongo per la prossima settimana, di vederci in video nell'ora prevista per l'insegnamento della religione. Un ciao a tutti voi e un arrivederci alla prossima settimana.